Un cordiale saluto amici telespettatori da Mario Mercuri. Oggi in studio abbiamo il maestro Maurizio Balzola, che abbiamo invitato qui nella nostra trasmissione, che oltre a essere politica è anche di cultura e attualità. Una collega del Grillo, Laura Mastracci, ha presentato Maurizio Balzola in questo modo. Dopo il conservatorio ha seguito i corsi di specializzazione per pianista solista presso il Centro Studi Europei e contemporaneamente si è specializzato in musica da film e rappresentazioni teatrali in genere. Intanto sta andando sotto una sua composizione, poi ce la faremo dire dal maestro Balzola. Ha composto musiche per il ciclo televisivo Un libro e un film, per il talk show Vivendo e Parlando, condotto da Giuliano Cinquetti. Ha eseguito in diverse puntate musiche di Bach e Satie, ha tenuto concerti a Palazzo Chigi di Ariccia, a Palazzo Barberini di Roma e in prestigiose sale in Italia e all'estero. Ha svolto anche attività di consulenza musicale per alcune produzioni televisive, tra le quali ricordiamo quella fortunata trasmissione TV come la serie Don Matteo 2. Come abbiamo detto, l'ospite di oggi è Maurizio Balzola, pianista classico e compositore. In sottofondo stanno andando alcune sue opere, come questa che ha il titolo... Sì, questa si intitola Roma Splendor Mundi, è un brano per orchestra, un breve brano, siamo intorno a 1 minuto e 25 secondi. E, sì, è un brano che io ho dedicato, diciamo, a Roma come capitale, a Roma come città mitteleuropea, come punto di incontro della cultura, di tanti elementi fondamentali anche per la formazione di un musicista. Perché io, come ha detto il giornalista Mario Mercuri, sono un pianista classico e un compositore. Chiaramente mi sono formato con studi e preparazione musicale al conservatorio e poi con i corsi di specializzazione. Però un musicista si forma anche con un ambiente che è intorno, con un fermento che è intorno. E poi dal punto di vista anche culturale non basta un discorso musicale, ma anche filosofico, cultura, sociale, di cultura politica. Generale. Ecco, chiaramente, ecco. Ti è mai venuto in mente al pianoforte di buttarti sulle musiche di Bach? Di fare Mozart e magari sentire un po' la travolgente nona sinfonia di Beethoven? Ma indubbiamente un musicista parte da un principio emotivo, da un principio proprio caratteriale e abbraccia la musica e ne vuole fare la sua vita. Il lavoro chiaramente, come in ogni cosa, è duro e lungo. È chiaro che l'ascolto della musica è un elemento quotidiano in un musicista. A volte si può ascoltare in una chiave più emotiva, a volte come spesso più in chiave di studio e di formazione, vedendo le opere dei grandi musicisti. Scusa Maurizio, un poeta diceva: quando il cuor mi detta io fo poesia, quando il cuor di detta tu fai musica? Indubbiamente il punto di partenza sia, diciamo, soprattutto a livello compositivo, è un punto di partenza interiore a livello di cuore, quindi la prima percezione, il primo intuito di quello che io voglio comporre, l'idea. Però poi chiaramente c'è sopra un lavoro di elaborazione che è anche razionale. Se permetti, vorrei dire ad Alessandro di ancora mandare in sottofondo la tua composizione. Continua. Sì, come stavo dicendo, per esempio, come diceva Leonard Bernstein, grandissimo direttore d'orchestra, pianista, compositore, morto da qualche anno, lui, e io l'ho ritrovato anche in me, questa cosa che ascoltai da bambino, questa intervista, la vidi in televisione di vari anni fa, lui anzi era giovane, gli abbiamo chiesto: ma quando lei compone? E dice: quando io compongo posso camminare in un bosco, un colpo di vento e mi viene un'idea musicale che poi chiaramente va elaborata. Però a volte mi può capitare, e questo capita anche a me, ti metti sul pianoforte e fai tante note, finché poi ti accorgi che magari ti viene un frammento. Per esempio questa composizione qua, questo tema che si sente in sottofondo, questo strumento è l'oboe, questo brano l'ho composto, si intitola La gioia di camminare insieme. Ecco, è un tema, una linea melodica compiuta in sé. Quando senti una cosa del genere poi ci costruisci sopra. Sono tanti. Diciamo che è una cosa anche magica, il fascino di questa magia, non sai quando ti viene. Ecco, Maurizio, noi siamo in televisione, quindi tu hai composto anche sigle quando riguarda la televisione e produzioni televisive. Per esempio quella di Don Matteo 2,
hai dato una consulenza musicale. Sì, lì io non ho composto nulla, no, di musica. Sì, stavo riconfermando quello che mi stavi dicendo. Sì, ho dato una consulenza musicale per quanto riguarda l'attività di consulenza e di supervisione, in caso di consulenza musicale, si tratta anche di indicare i vari punti dove la colonna sonora composta dal musicista, in che modo va inserita, per esempio molto importanti sono anche i tagli che vengono fatti delle musiche stesse, ecco, che vanno fatti in modo da non interrompere l'idea musicale nell'ascoltatore. Quindi anche quello è un lavoro, indubbiamente, anche se la mia attività proprio principale, come ripeto, è pianista classico e compositore, ecco, di musica. Per quanto riguarda lo sceneggiato radiofonico Santa Maria Goretti, come ti sei ispirato a questo sceneggiato radiofonico? Sì, questo sceneggiato radiofonico, dove io qui anche ho svolto attività di consulenza musicale, è la storia famosa della Santa, che ricorre il centenario l'altro anno, nel 2002. Che io lì ho mirato soprattutto non tanto a rispettare un'epoca storica, siamo nel 1902, no. Quello che mi interessava nella scelta delle musiche è creare nell'ambito dell'ascoltatore sia la spiritualità che anche poi il dramma umano di questa grande figura, che a 12 anni ha dimostrato veramente un'umanità grande. Quindi è una scelta anche quella affascinante. Si prendono musiche, in quel caso mi ricordo presi Dvorak, perché si parla di vari anni fa, ero un ragazzetto proprio, avevo 16 anni, Dvorak, Mahler, Beethoven, quando la Sesta Sinfonia, quando lei camminava nei campi, anche se lì c'erano le paludi, ecco, per dire questo tipo di attività. Maurizio, ci sono i genitori godono quando vedono il proprio figlio suonare il pianoforte, e molte volte si fanno delle classiche, si fanno delle manifestazioni, si danno degli esami. Ecco, tu sei stato spinto a forza oppure ti è venuta così dal tuo intimo questa voglia di suonare il pianoforte, di comporre le musiche? Ma il discorso è questo, Mario. Mi è venuta proprio intimamente, perché ho avuto la fortuna di avere dei genitori che mi hanno lasciato molto libero nelle mie scelte. Ha toccato un punto molto importante, perché quando si intraprende, adesso parlo di questa, della musica, però io credo poi ogni cosa, proprio da giovanissimo, io ho cominciato all'età di 7 anni a studiare il pianoforte, quando si intraprende questo tipo di attività e poi si va avanti nel corso della vita, è fondamentale che la scelta iniziale sia prettamente libera, come tutte le altre scelte. Poi uno può essere guidato, può essere istradato, indubbiamente, da gente che quando si è bambini si sogna, e quindi anche disciplinato. Lì c'è anche la capacità dell'insegnante di non farti bruciare le tappe, oppure di farti andare, ad una velocità, se vogliamo, io parlo di velocità, di tempi, legata poi al tuo talento, al tuo istinto. Però ecco, un conto è questo, un conto invece, voglio dare un consiglio ai genitori di spingere, sì, ma non condizionare, non posso usare il termine violentare la personalità del figlio. Cioè, se lui vuole seguire la musica va benissimo, poi metterlo, affidarlo nelle mani di un insegnante che sa anche guidarlo dal punto di vista anche pedagogico oltre che musicale, perché ricordiamoci che musicisti ci si diventa in due modi: sia apprendendo la materia musicale, ma anche formandosi poi dentro, o più che formandosi, tirando fuori quegli elementi che poi fanno da fondo, da sottofondo, da sfondo alla sensibilità propria che si sente nelle composizioni, indipendentemente dall'aspetto tecnico. Quindi ecco, io non sono stato spinto, è stata una mia scelta, sono contentissimo di questa scelta. Sono stato fortunato che fin da bambino, ogni volta che vedevo un pianoforte o ascoltavo una composizione di un grande musicista, mi veniva un'emozione a fior di pelle, e di questo ne sono contento, di questa cosa. Però ecco, l'importante è questo, quindi hai toccato veramente un punto importantissimo. Il tempo sta per stringere, ma hanno fatto segno proprio di chiudere. Un'ultima domanda: quando si compone, come vengono fuori le idee? Cioè, c'è il poeta che butta giù così i suoi versi, che sono poi note che vanno nell'aria e colpiscono magari il cuore o la mente di chi li legge. La musica colpisce il cuore? La musica indubbiamente colpisce il cuore. Può anche colpire l'intelletto, ma è sempre un aspetto razionale, può anche essere intellettuale sublimato.
Ecco, però diciamo che la sensibilità è uno degli elementi fondamentali del dialogo musicale. Abbiamo un esempio estremo in Beethoven. Beethoven, Mozart, questi grandi geni della musica che colpivano il cuore, colpivano l'anima, colpivano il cervello, però era tutto fuso in una magia sublimata e quindi cosmica, ecumenica, totale. Ecco, qual è il maestro, il compositore, l'artista che ti piace di più? È una domanda molto difficile, io posso dire che pensando ai grandi musicisti si può solo dire amo la musica, ecco questa è la cosa, però posso, certo indubbiamente ai primi posti assoluti mettiamo un Mozart, un Bach, un Beethoven, ma non posso dire trascurare Monteverdi, non posso trascurare Verdi, Schumann, Brahms, cioè voglio dire è la musica, ecco la cosa fondamentale. Gli autori si amano e tutti gli autori di qualità e autentici, grandi o meno grandi siano, si amano, se si ama la musica. La musica moderna la capisci? Indubbiamente la musica moderna, bisogna vedere quello che intendiamo, cioè se intendiamo quel filone colto, io per colto non intendo assolutamente denigrare il mondo delle canzoni oppure di musiche più di maniera, no assolutamente, colto solo a livello di distinzione, proprio didattica diciamo, e mi affascina molto, però diciamo che anche nel mondo delle canzoni vediamo che posso dire, parlando dei grandi, un John Lennon, hanno creato veramente dei capolavori come Image of the People che rimangono immortali nella storia della musica proprio, indipendentemente dal genere. Ecco amici telespettatori, finisce qui questa intervista che abbiamo fatto col maestro Maurizio Balto, solo, diciamo solo che ha 37 anni, quindi è nel pieno o sta per arrivare nel pieno della maturità sia da musicista che da compositore. Lo rivedremo forse o lo vedremo in qualche altra emittente molto più famosa di noi, magari ecco, spero in Rai, perché lì in Rai questi giovani talenti devono essere molto più valorizzati, perché grazie, possono dare, oltre che le sigle in serie al televisivo, possono dare anche spontaneità in quello che si sta mostrando, anche come sottofondo musicale. Ringrazio voi amici telespettatori di averci sempre seguito e vi rimando alle prossime trasmissioni di A Tu per Tu.